Ciao a tutti ragazzi, in realtà questo non sarà un video educativo, in realtà in parte anzi, ma sono riflessioni, tre riflessioni che ho fatto a voce alta, che voglio condividere con voi, che ho fatto in primis con me stesso, ragionando su quello che era capitato nel 2021, quello che voglio fare nel 2022, mettendo insieme sberle che ho preso nel 2021, sia personalmente, sia magari persone che fanno parte delle mie mentorship, dei miei corsi, con cui condivido dei percorsi, ok? Molto molto importante, perché ovviamente quando hai tante persone in uno stesso business vedi delle robe che la gente normale ci mette 10 anni, ok? Vi parlo di queste tre cose importanti. La prima è il tema che riguarda l'ego sul fatturato. Allora, non smetterò mai di dirvi di concentrarvi su quello che veramente conta, e il fatto che crescere solo per il gusto di crescere non è salutare. Vedo continuamente, questi sono errori che hanno fatto anche i miei studenti, fortunatamente non io, ma ho preso in tempo, e team che diventano cooperative, cioè persone che da 3 a 4 diventano 15. Allora ragazzi, portare il vostro fatturato da 500.000 a 1 milione allargando il team è una cosa che si può fare, ok? Ma si può fare a discapito della uccisione totale del tuo utile, del tuo guadagno. Allora, se tu hai un piano coordinato, preciso, studiato, tale per cui inserendo 10 persone fai 500.000 euro in più di utile, tutto questo è intelligente e salutare. Ma se, come vedo, allargarsi a 10-15 persone è basato esclusivamente per dire al mondo degli agenti immobiliari che fai 1 milione in più, quando il tuo profitto è zero, non è intelligente e potete farvi molto male. Lasciate la guerra al fatturato a chi sacrifica la propria sicurezza per l'ego, i soldi in banca per far vedere che gira in elicottero, e scambiare il vero valore economico, il peso economico, con quello di mantenere la percezione all'esterno delle altre persone. Allora, tutti imbelliamo un po' le cose, ragazzi, da ogni situazione, in ogni caso, eccetera, dagli uomini che vanno dal barbiere, si vestono bene la prima volta che escono con una donna, la donna che si presenta bene col tacco, il push-up, la situazione magari con un ragazzo che gli piace. Questo ci sta, ma andare a trasformare o completamente cambiare, il fatto di mostrarsi come Brad Pitt e poi andare all'appuntamento che si è noi stessi, diventa un po' un problema, ok? Per cui mi raccomando, questo aspetto tenetelo ben a cuore. Secondo tema è il tema della liquidità, un'altra cosa a cui tengo particolarmente. Se c'è una cosa, una singola cosa che questi 2 anni di Covid ci ha insegnato, è che mai come chi era liquido in questo momento ha fatto dei passi avanti, ok? Per cui ho avuto sostanzialmente la conferma che vince chi è liquido, e soprattutto chi ha asset che possono vivere di rendita, che gli diano la possibilità di generare degli interessi che sono staccati dall'attività principale. Allora, questo è sempre stato un po' negli ultimi anni il mio big step, ed è quello che vi consiglio veramente di ambire come vostra motivazione personale e come vostro comunque pensiero per il 2022. Non confondete, ragazzi, il tema della indipendenza finanziaria con il fatto di vivere una vita di un certo tipo, un lifestyle, piscina o le Maldive. Quello che vi posso dire è che vi stancherete di questo tipo di vita. Sì, ci sarà un hype iniziale, una bomba adrenalinica, ma dopo, se siete delle persone che amano il vostro lavoro, vi passerà, ok? E è capitato, io ero stato in dei posti da 3-4 mila euro al giorno, e vi posso garantire che dopo 7 giorni io avevo le balle completamente a terra. E quello che invece dovete ambire, e sono molto importanti gli asset che vi girano delle rendite, che nel mio caso sono immobili affittati piuttosto che investimenti in borsa, è la differenza che fa avere questa roba sulla possibilità di poter scegliere quello che volete fare ogni giorno. Questo secondo me è una vera ambizione ed è fondamentale. Allora, chi è nato forse come me, magari con il necessario per vivere senza potersi permettere niente di più, questo veramente è stato quello che per me ha fatto veramente la differenza. La cosa più intelligente è cercare con gli anni a venire di comprare questa libertà. Ragazzi, io le ho viste di tutti i colori, i business fluttano, i problemi arrivano e tendenzialmente in gruppo e sempre più dolorosi nel tempo. Quindi l'unico modo per fare veramente ciò che volete è non farsi tirare la giacchetta e non dover avere più la foga di dover guadagnare per forza. Io vedo dei casi
su gente che ho conosciuto su Facebook o nella vita reale, che effettivamente ha guadagnato in questi anni qui. Ma sono le stesse persone che se oggi avessero un problema con un familiare e dovessero fare un intervento negli Stati Uniti che costa $100,000, si troverebbero in forte difficoltà a tirare fuori subito, ok? Perché non si sono mai preoccupati di generare degli asset che gli potessero dare delle rendite nel tempo, forzare il risparmio. Questa è una cosa fondamentale. Forzate il risparmio, portatelo fuori dalla vostra, come posso dire, accessibilità immediata e cercate questi soldi di investirli in asset che appunto vi generano delle rendite ogni mese, eccetera. Ok? E bisogna farlo, ragazzi, veramente. Ho visto situazioni che io ritenevo impensabili che invece sono diventati pensabili. Per cui prendete un po' quello che può essere la vecchia esperienza dei nonni. Molte persone oggi hanno un certo tenore di vita per i risparmi che avevano i nonni. Questa è la verità. Non è il mio caso, ma ne vedo tanti. Quindi il fatto di dire risparmio prima di spendere è una delle cose più intelligenti che potete fare. Poi, fatto questo, creato il cuscinetto, l'obiettivo è avere un patrimonio che vi genera delle rendite e con queste rendite pagare il vostro stile di vita. Questo è l'obiettivo. Dopodiché avete raggiunto questo tipo di cose, investite nel minchia coin, in tutte quelle scorciatoie che vi propongono, non c'è nessun tipo di problema. Ma vivete ogni giorno, vi passo questo concetto, con la paura di ritrovarvi tra 20 anni ad essere poveri e costretti a lavorare 12 ore al giorno, far 50 contatti al giorno e avere l'acqua alla gola. Vivete con questa paura, è una di quelle paure, secondo me, che è salutare. La terza e ultima cosa, ovviamente io ho compiuto 40 anni, oggi 41, e ho fatto un po' di riflessione anche su me stesso, anche a livello proprio esistenziale, quello che voglio, quello che non voglio, eccetera. La verità, ragazzi, è che dal giudizio degli altri non vi libererete mai completamente. Essere se stessi comporta un grado di rottura di balle, ok? E da doversi comunque gestire, ve lo dico subito. Quindi sappiate che migliorerete la vostra attività, avrete comunque delle persone che vi guardano e sappiate che aumenteranno le persone che vi giudicheranno. Io ho perso il conto di quelli che mi dicevano: ah, ma sai che mi stavi all'inizio sulle palle, ma poi, oppure ti ho visto dal vivo e sai che sei molto più simpatico. Allora, la verità è che non piacerete mai a tutti, ok? Quindi mettetevelo via il fatto di mettervi nelle condizioni, anzi, di rifiutate proprio, per qualsiasi ragione, di assecondare ciò che gli altri vogliono che voi facciate o diciate, ok? Io sono anni che non mi preoccupo più di questa cosa e posso dirmi da quel momento discretamente libero. Da quando evito situazioni di circostanza dove devo andare per forza, tenere relazioni per forza con delle persone che non voglio, il compiacere a qualcuno per ottenere qualcosa nel medio-lungo termine, presenziare a cene, eventi, azzi, mazzi, e in situazioni dove ci sono tantissime persone che in realtà fanno finta di essere amici e segretamente si stanno accoltellando le spalle reciprocamente, ok? Potete avere anche 10 milioni in banca, ma se siete costretti a frequentare quel genere di persone che non vi piacciono, non vi sentirete mai liberi, anzi sarete in trappola. Cercate di evitarle, metterlo ben in chiaro. Questo significa anche che se voglio prendermi un orologio che costa 30.000 euro perché ho la passione, fatelo, ma non fatelo perché ce l'hanno tutti. Questo significa che se voglio andare in vacanza non devo essere costretto ad andare a Cortina, a Porto Cervo o dei posti fighi perché sono posti in. Questo, ragazzi, è una cosa che ho vissuto in prima persona e vi posso garantire che andare in dei resort di grandissimo livello ma deserti per me è un godimento atomico. Concentratevi, per ultimo, nell'investire sul lungo termine, perché questo significa non dover stare al passo di chi fa quelle truffettine nel breve termine o che vi racconta delle cazzate. Fidatevi di me. Tra 20 anni questo genere di persone le rincontrerete, e loro saranno ancora lì che vi parlano dell'affare della vita e delle transazioni, dell'eccetera, eccetera, 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 mentre voi le guardate dicendovi: guarda, sono a un livello di almeno 50 volte superiore a questa persona, in questi 10-15 anni non hai imparato veramente niente. Sono feste, quindi cogliete l'occasione in questi giorni che magari avete un po' di tempo di pianificare la vostra vita, il vostro futuro. Fatelo come l'ho fatto io in questi giorni, cercando di rimanere fuori dalla contaminazione magari di altre persone che vorrebbero che voi faceste determinate cose che voi non volete. Fate il vostro gioco, vivete come vi piace e vedrete che ne uscirete felici, sereni e tranquilli. Vi faccio tanti auguri
per uno splendido 2022. Ciao ragazzi.